Soppressione dei treni dall'agro nocerino sarnese. Il prossimo incontro potrebbe tenersi sui binari del bivio Santa Lucia, dove passa anche l'alta velocità diretta a Salerno. E quanto fa sapere in una nota il gruppo pendolari linea storica Napoli-Salerno, l'ultimo incontro tenutosi presso il convento Sant'Antonio a Nocera Inferiore ha visto una grande partecipazione dei cittadini, ma non degli amministratori, salvo il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato, il sindaco di Portici Nicola Marrone ed il presidente del consiglio comunale di Castel San Giorgio Giampiero Coppola. Purtroppo, si legge nella nota a firma del rappresentante Emilio Ventre, non abbiamo avuto la presenza dell'assessore trasporti Vetrella né del responsabile commerciale di Trenitalia, dottor Stanco, e l'assenza del presidente della provincia Canfora. Questa è la dimostrazione che come territorio siamo presi poco in considerazione. Avevamo avuto l'assicurazione della presenza di delegati, dei sindaci dei comuni di Pagani, Angri, Scafati, Pompei, nonché del sindaco Cofano di Nocera Superiore, ma purtroppo le sedie sono rimaste vuote. Ora il gruppo pendolari linea storica Napoli-Salerno conta di far firmare una lettera da inviare alla Regione e a Trenitalia da tutti e 16 i sindaci dei comuni interessati. Il documento, già firmato dal sindaco Torquato e dal presidente del consiglio comunale di Castel San Giorgio Coppola, verrà accompagnato dalle firme di pendolari e cittadini. Nella missiva, indirizzata al presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, all'assessore regionale Sergio Vetrella e a Trenitalia, viene chiesto il ripristino della linea ferroviaria Salerno-Napoli, via Nocera-Portici, il ripristino di tutti i treni preesistenti prima della chiusura del 5 febbraio 2014, che attualmente sono stati deviati sulla linea Monte del Vesuvio, ed instradare via Portici Galleria Santa Lucia alcuni treni regionali confermati intermedi a Nocera Inferiore, Pompei, Torre Annunziata e coincidenze nelle stazioni di scambio di Napoli, Torre Annunziata e Nocera Inferiore. Ciò che resta oggi è la grave situazione che stanno vivendo i pendolari per raggiungere il posto di lavoro, sia in termini economici che di tempo di percorrenza. Disagio che potrebbe sfociare in manifestazioni tali da compromettere l'ordine pubblico. Nel caso in cui la lettera non dovesse sortire effetto, quindi si passerà dalle ore convegno ai binari.